Avrei un percorso da seguire, dovrei accusare qualcuno, ma se parlo vado in galera. Così l'amante di Liliana, Claudio Sterpin, nella puntata di Ring in onda questa sera. Il Palachiarbola non ha alcun problema strutturale, la petizione di Salvati è fuori tema, la replica dell'assessore Lodi alla raccolta firme dell'esponente PD. Ex Acquamarina e Cabinovia, il dibattito politico si riaccende in prospettiva delle elezioni regionali, il PD attacca sull'ex terapeutica, scontro sull'Ovovia fra Terzo Polo e Insieme Liberi. Controlli alle foresterie di Monfalcone, 262 sanzioni comminate dalla polizia locale su 313 alloggi di lavoratori stranieri controllati in 20 mesi d'attività. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara sabato visiterà la foiba di Basovizza con 4 scuole al seguito, un messaggio alle nuove generazioni. Il re del tè e del caffè a confronto, Andrea Ilia, colloquio con sua maestà Carlo III in ricevimento a Buckingham Palace. Barcellona-Real Madrid e la Coppa del Re in esclusiva da marzo su Media Nord-Est, il grande calcio spagnolo da marzo appunto anche su Tele4. Buonasera, buonasera e bentrovati a una nuova edizione del nostro telegiornale. Non credo nel suicidio, avrei un percorso da aprire, dovrei accusare qualcuno, ma non lo faccio perché se parlo vado in galera. Così Claudio Sterpin, l'amante di Liliana Resinovic, che secondo la sua versione sarebbe dovuto andare a convivere a breve con la donna, poi ovviamente è successo quello che è successo. Lo ha detto nel corso della puntata di Ring che andrà in onda questa sera a partire dalle 21.08. Sentiamo. Adesso è il momento di dire le cose. Cioè? Cioè, intendo dire che con questo cosa, no, adesso, che si va verso l'archiviazione e quindi o emergono elementi concreti per tenere in piedi questa indagine o purtroppo è suicidio, per la procura è suicidio. Ecco, però allora se è un suicidio, prima di tutto io voglio sperare che venga spiegato quando è successo il suicidio, o il 14 o il 16, niente, non c'è. Cioè, ci secondo lei, no, da quel comunicato della procura. Lui si è ammazzato e basta. Ecco. Cioè, non c'è opera di terzi, no? E quindi. Sì. È meglio, cioè, io avrei un percorso che non lo dirò mai. Perché spero. No? Perché no? Perché è questo, no, il momento, no, io perché intendo. Vado in galera. Perché dovrei accusare qualcuno, più vabbè, di uno. Io sono estremamente convinto che lei è morta il 14 dicembre, non so come, perché è inspiegabile a livello scientifico che un corpo, il suo corpo è stato tenuto da qualche parte. Esisterà un sistema per riuscire a mantenere un corpo per 3 settimane integro, da in qualche maniera da bypassare quelle che sono le cognizioni mediche, scientifiche? Io non voglio mettermi di mezzo, per l'amor di Dio. Però ancora meno se lei si è suicidata il 14, dove cavolo era 3 settimane. Se si è suicidata il 3, 4 o 2 di gennaio, la qualcosa io non crederò comunque mai, ecco, dove era riparata viva per quelle settimane. Lei è stata trovata depilata come il giorno 13, perché si è fatta la depilazione, un pelo cresce almeno di 1 millimetro al giorno, in 3 settimane è uguale a 2 centimetri, e la depilazione è stata rilevata recente. Nello stomaco aveva l'uvetta mangiata la mattina del 14. Di quell'ultima telefonata. Appunto. C'è qualcosa che lei non ci ha mai detto? Niente, perché non c'è niente da dire. Io in quella telefonata Claudio, la faccio finita? No, Claudio, scappo, me ne vado via. Ma anche il tono era il normalissimo tono di tutte le volte che lei chiamava per dire che arriva. Voglio dire che Lilli era un tipo che, se e quando le scappava la 10 di Piazza Goldoni, per cui non poteva arrivare alle 9:20 o mezza solite, aveva la delicatezza di dirmi: guarda che mi è scappata la 10 sotto il naso, arrivo farò 10 minuti di ritardo, e vuoi che io dopo un'ora che non ho notizie, non mi allarmi, mi sono allarmato. Questo perché le dicono come mai si è allarmato subito. Ma questo è il motivo fondamentale, per me gli è successo qualcosa.
Questa sera dunque a Ring l'intervista completa e gli altri ospiti della puntata della prima parte sul caso Resinovic, poi dalle 22 Lorenzo Giorgi di Forza Italia, Danilo Slocca della Lega, Daniela Rossetti del Terzo Polo, Francesco Del Bianco del PD e Giulia Massolino di Patto per l'Autonomia per la parte politica di dibattito verso le regionali. Ma restiamo sul caso Liliana, perché regna lo scetticismo fra i triestini sulla chiusura dell'indagine e la richiesta di archiviazione. Sentiamo cosa hanno detto al microfono della nostra Laura Buccarella. Dopo la richiesta di archiviazione da parte della Procura, il caso della morte di Liliana Resinovic sembra andare verso un punto morto, ma rimangono sicuramente molti dubbi. Abbiamo sentito che cosa ne pensano i triestini. Posso dire l'hanno suicidata? Una faccenda poco chiara. Una cosa molto anomala quella che è successa, molto difficile da comprendere e da districare. Sono arrivati a un punto morto dove che anche l'opinione pubblica non lo so, non si riesce a capire cosa è successo. Mi penso che invece andare avanti non darà ancora la conclusione, perché mi pare che non sia un caso che non sia risolto. Probabilmente quel che ha giudicato il giudice o quel che per l'avvocato, se giusto così è. Inutile andare avanti, immaginare avanti con sta roba. I responsi del giudice non si discuta, però sono sempre dell'idea. Una persona può mettersi in sacco e uccidersi e soffocarsi, ecco. C'è qualcosa sotto, anche perché dove è sparita tutto quel tempo? Ma adesso stanno chiudendo le indagini, sembra si sia suicidato. Lo trovo giusto perché mi piacesse sapere come è finito, perché quei 15 giorni di vuoto. Le persone un po' instabili possono fare di tutto, anche arrivare a certi punti impensabili, ma resta sempre un dubbio se non è risolto il caso, no? Inespiegabile. Secondo me non è affatto assolutamente il suicidio. Sono sconvolta, veramente, perché non è il primo caso che a Trieste finisce nel nulla. Ecco, cioè immaginavo che finiva così. Però mi dispiace tanto per lei e soprattutto mi dispiace per chi l'ha fatta franca, perché sicuramente non si è ammazzata da sola. Qualcosa è successo, c'è qualcuno che nascondi qualcosa. Altro non so dire, perché le mancava tanti giorni. E dove lei era? Ieri la petizione avviata dal consigliere del PD Luca Salvati sulla chiusura del Palacchiarvola e per chiederne la riapertura. Oggi la risposta dell'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi. Sentiamola al microfono di Bernardo Gulotta. Il consigliere Salvati dovrebbe conoscere la situazione del Palacchiarvola essendo consigliere comunale. È severa la replica dell'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi nei confronti del consigliere del Partito Democratico Luca Salvati riguardo il Palacchiarvola. Salvati ieri ha avviato una petizione richiedendo l'impegno a trovare una sistemazione alle associazioni rimaste prive degli spazi del palazzetto di Chiarvola, nonché tutti gli accorgimenti per la riapertura dell'impianto. La titolare dei lavori pubblici risponde punto su punto alle richieste avanzate ieri dall'esponente DEM. Si chiede che di trovare degli spazi adeguati per gli atleti il prima possibile. Io ovviamente sono vicina ai genitori della nuova OMA, che sono quelli che poi si sono attivati per la raccolta. Firme, so che loro hanno trovato da soli una struttura alternativa che non è comodissima. Noi siamo anche in contatto con la loro società. Stiamo cercando poi anche spazi alternativi anche per loro come per tutti gli altri. Ovviamente per alcune attività è più semplice, quelle per gli anziani che abbiamo trovato spazio, quelle per i disabili come il calicanto abbiamo trovato spazio, per il pugilato pure, la pallamano anche. Più complicato ovviamente per la pallamano e per gli sport a rotelle come il pattinaggio. Ecco, ma ci tengo a dire che nessuno è abbandonato e non c'è anche nessun accanimento. Il Palio a Trieste venga riqualificato e quindi rimesso a posto con l'adeguata manutenzione in tempi brevi. In realtà non si tratta di un adempimento necessario, qui si tratta di motivazioni diverse, non di carattere strutturale, di copertura eccetera. Sicuramente si può pensare alla riqualificazione del palazzetto perché ne ha anche bisogno, ma non è questo il tema del sopralluogo che ha fatto i vigili del fuoco, quindi siamo completamente fuori tema. L'assessore Lodi infine smentisce l'indiscrezione circa una riapertura a numero chiuso del Palacchiarvola. Devo smentire anche questa notizia perché in sede di commissione pubblico spettacolo ieri non si è affrontato questo tema, non si è parlato di numeri né di accessi e di nulla in merito, si è parlato solo di adempiere ad alcune prescrizioni in tempi brevi per la riapertura, altre tipologie di interventi in tempi più lunghi dopo la riapertura, quindi a palazzetto
utilizzabili dalle associazioni, e su questo percorso stiamo già lavorando da giorni. E restiamo in tema sia di lavori pubblici che di scontro tra opposizione e maggioranza. Il Comune risponde tardi o non risponde affatto alle richieste dell'opposizione per quanto concerne lo stato di alcuni interventi pubblici e la denuncia formulata oggi dal PD durante una conferenza stampa che ha seguito Umberto Bosazzi. Si è parlato anche della vicenda del Palachiarbola stamani nel corso di una conferenza stampa promossa dal Partito Democratico. Secondo i consiglieri comunali Laura Famulari, Luca Salvati e Giovanni Barbo, la vicenda della struttura rischia di aggiungersi ad altre grandi irrisolte della giunta comunale per quel che concerne le opere pubbliche, la piscina terapeutica e l'area ex fiera su tutte. I tre esponenti del PD hanno sottolineato come, fra l'altro, l'impegno dei tecnici del comune per quel che concerne la cabinovia di fatto ne distolga il lavoro su altri fronti, ma in realtà è un altro il problema. Noi riteniamo che la politica, che chi ha un incarico di amministrare la città, debba rispondere alle opposizioni e soprattutto ai cittadini che sono rappresentati da chi viene eletto in consiglio comunale. La giunta, spiega Barbo, di fatto lascia inevase le richieste dell'opposizione, che in alcuni casi riceve tardi le risposte o non le riceve affatto. Noi chiediamo che la parte politica, quindi il sindaco e gli assessori, si prendano la responsabilità di dire perché sono ferme alcune opere, quali sono le tempistiche previste, quali sono i progetti in corso di realizzazione. Lo abbiamo fatto con i nostri strumenti, che sono quelli delle mozioni, delle interrogazioni, delle domande di attualità, e non abbiamo avuto risposte chiare a fronte di una situazione critica che è sotto gli occhi di tutti. In conclusione, Barbo cita anche il tram di Opicina fra i lavori che il Comune non riesce a portare a termine e attorno ai quali Palazzo Sipario sarebbe stato troppo spesso reticente. L'elenco è davvero molto lungo e noi cerchiamo di tener viva l'attenzione con gli strumenti che abbiamo, e se la politica non risponde abbiamo il compito e il dovere di tenere alto l'interesse a tutela di tutta la cittadinanza. Torniamo a parlare anche di cabinovia, perché è nuovamente al centro del dibattito il progetto della cabinovia Mare Carso. Questa mattina in particolare a Sveglia Trieste si sono confrontati sul tema i candidati alle regionali Ugo Rossi di Insieme ai Liberi, contrario all'opera, e Antonella Grim del Terzo Polo, convinta invece che potrebbe rappresentare un'opportunità. Cabinovia ancora pomo della discordia anche tra candidati al Consiglio regionale. Nel confronto mattutino a Sveglia Trieste, Ugo Rossi di Insieme Liberi ha ribadito le ragioni della sua contrarietà all'opera, mentre Antonella Grim del Terzo Polo, pur ricordando che si tratta di un progetto della giunta di centrodestra, ha invitato a sfruttare l'occasione per migliorare ad esempio i collegamenti sul Carso. Adesso no, noi invece siamo profondamente contrari, anche per un motivo in più, perché io l'ho ricordato spesso in commissione, in consiglio, questi sono soldi a debito, sono soldi del fondi del PNRR, di cui la maggior parte di questi 200 miliardi sono non a fondo perduto ma a debito da parte dell'Europa, quindi sono ulteriori cappi al collo che non ci mettiamo verso le istituzioni europee. Una scelta politica fatta né da me né dal consigliere Rossi, ma dall'attuale giunta, anzi, come dicevo, già iniziata nella precedente consigliatura. Qualora l'opera alla fine andasse avanti, io credo che se sedessi in consiglio comunale cercherei comunque di provare a migliorare poi un contesto dove potrebbe darsi che alla fine quest'opera veda luce. Ci sono da fare tante altre opere utili, c'è un tram che ha già un valore turistico, oltre che di trasporto pubblico, andrebbe attivato, in 6 anni non ci sono ancora riusciti, quindi immaginiamo cosa potrebbe accadere con la cabinovia e con gli appalti che vediamo ogni giorno al massimo ribasso. Per esempio, rispetto al Carso potrebbe essere un'opportunità. Da anni c'è anche la richiesta, per esempio, e risollecito anche oggi, di andare a rafforzare per esempio alcuni collegamenti, alcune linee di bus, che sia finalmente l'occasione di mettersi a un tavolo anche con Trieste Trasporti per andare a metterci la testa seriamente rispetto a questa partita.
Allora, la cronaca, un giovane uomo è stato soccorso nel primo pomeriggio di oggi per le ferite riportate a seguito di un infortunio sul lavoro verificatosi in una realtà produttiva di Romans di Isonzo. L'uomo ha riportato l'amputazione parziale di due dita di una mano, è stato soccorso dai colleghi, poi dai sanitari di un'ambulanza del 118, dunque è stato trasportato con l'elisoccorso al ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Proseguiamo ancora con una notizia che riguarda invece Monfalcone, il punto sulle presenze nelle foresterie di Monfalcone di lavoratori stranieri con regolare comunicazione alle autorità competenti è stato fatto nel corso di 20 mesi di indagine dalla polizia locale isontina. Un controllo a tappeto su foresterie e alloggi di Monfalcone per verificare le presenze negli appartamenti di proprietà o in locazione alle imprese che ospitano i propri dipendenti. In 20 mesi di lavoro tra il 2021 e il 2023, gli agenti della polizia locale hanno controllato 313 foresterie e 53 aziende. Le verifiche, per un totale di 262 sanzioni, hanno riguardato due filoni, le comunicazioni della cessione del fabbricato e le dichiarazioni di ospitalità. Secondo la legge antiterrorismo, chiunque cede il godimento o la proprietà di un immobile o parte di esso per oltre un mese ha l'obbligo di comunicare la presenza dell'ospite, se si tratta di cittadino comunitario, all'autorità locale di pubblica sicurezza. Le sanzioni erogate per la mancata comunicazione di cessione del fabbricato sono state 222, 40 invece quelle comminate per mancata dichiarazione di ospitalità. Secondo il testo unico sull'immigrazione, infatti, chiunque ospiti un cittadino extracomunitario deve darne notizia al commissario entro 48 ore. Un report, quello presentato dal sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint, dall'assessore alla sicurezza Antonio Garitani e dal comandante della polizia locale Rudy Bagatto, che fa il punto su un territorio che ha fatto registrare circa 3.000 persone non residenti che arrivano, lavorano e poi ripartono e corrispondono a circa il 10% dei residenti. Risulta quindi fondamentale, ha sottolineato il sindaco Cisint, un'analisi costante sugli alloggi collegati ai lavoratori dell'indotto di Fincantieri. Dati rilevanti, ha aggiunto ancora, che dimostrano come la riduzione del subappalto avrebbe come conseguenza anche la diminuzione di comportamenti in contrasto con la legge italiana. Incidente stradale questa mattina poco dopo le 11 in piazza Vico, un automobilista tedesco alla guida di una Opel Corsa uscendo dal proprio parcheggio a lato della carreggiata ha investito con la propria vettura una scooterista che sbalzata dall'urto è finita contro la Smart dell'incolpevole conducente che stava attendendo il verde al semaforo nel senso di marcia opposto. La donna alla guida del mezzo a due ruote è stata medicata sul posto da personale sanitario di un'autoambulanza e poi trasferita all'ospedale di Cattinara per alcune sospette fratture. Il sinistro ha provocato problemi al traffico per circa un'ora con l'istituzione del senso di marcia alternato in direzione di via San Giacomo in Monte da parte della polizia locale. Cambiamo decisamente pagina. Due settimane fa, alla vigilia del giorno del ricordo, la visita alla foiba di Basovizza del presidente del Senato La Russa. Dopodomani al Monumento Nazionale ci sarà il ministro dell'Istruzione Valditara. La foiba di Basovizza da parte del presidente del Senato Ignazio La Russa deve essere rubricata quale di fatto era, vale a dire un prologo alle celebrazioni del giorno del ricordo. La presenza, annunciata oggi dalle agenzie del ministro della pubblica istruzione Giuseppe Valditara, sabato 25 febbraio alle 15, assume un significato diverso e forse più importante. Non solo perché il ministro accompagnerà quattro scuole nell'ambito di un'iniziativa denominata 10 febbraio, Amate Sponde, ricostruire l'esistenza dopo l'esodo tra rimpianto e forza d'animo, soprattutto perché per la prima volta un ministro dell'istruzione sarà appunto a Basovizza. Un momento importante se è vero che proprio dalle scuole è necessario partire o eventualmente ritornare per costruire quel sentimento di memoria compresa, nel doppio senso del termine, indispensabile alla riconsiderazione della storia delle nostre terre nel periodo successivo alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Qualche istante di pubblicità, ci vediamo tra pochissimo.
Bentrovati, bentrovati su Tele4, ancora una notizia di cronaca, ancora minacce per l'assessore alla salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi da parte di esponenti collegati al movimento Novax, minacce via social, di conseguenza la prefettura di Udine ha deciso di intensificare la vigilanza nei confronti del vicepresidente del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi, nonché assessore regionale alla sanità. Proseguiamo invece con una notizia molto diversa, il re del tè e del caffè a confronto. Andrea Illi a colloquio con Sua Maestà Carlo III nel corso di un ricevimento a Buckingham Palace. Non poteva che occuparsene Umberto Bosazzi. Fa specie vedere assieme il sovrano di un paese che ha fatto un proprio tratto distintivo del rito del tè delle cinque e uno dei re del caffè. Eppure è accaduto qualche giorno fa a Buckingham Palace nel corso di un ricevimento nell'ambito di un incontro sulla sostenibilità. Conversando con Carlo III, Andrea Illi, numero uno della Illi Caffè, si è confrontato sulla coltivazione biosostenibile del caffè, che si può ottenere attraverso l'approccio dell'agricoltura rigenerativa e dell'agroforestazione. La sostenibilità ambientale, del resto, è una delle passioni del re d'Inghilterra, che di recente ha lanciato una roadmap per le imprese per spingerle a muoversi verso un futuro a base di basse emissioni di carbonio ed ecologicamente sostenibile. Naturale che i due si siano incontrati sul terreno dell'ecosostenibilità e intorno ai progetti di Illi Caffè nei paesi emergenti che ospitano le piantagioni e nascono dal mondo dell'agricoltura virtuosa studiato proprio da Andrea Illi. Allora, nuovo grande successo per il gruppo Media Nord-Est, che ha acquisito in esclusiva in chiaro i diritti per la fase finale della Copa del Re. Il grande calcio spagnolo sarà in diretta appunto su Telenord-Est i prossimi mercoledì 1 e giovedì 2 marzo con le sfide dirette e ritorno tra le big. In programma anche il classico Real Madrid-Barcellona oltre a Osasuna-Athletic Bilbao. 5 sfide formidabili con i match di ritorno il 4 e 5 aprile e naturalmente la finalissima il prossimo 6 maggio, sempre in diretta su Tele Nord-Est. E insomma un altro successo del nostro gruppo di cui fa parte Tele4. Bilancio più che positivo per il Carnevale di Muggia da parte del sindaco Paolo Polidori, che ha fatto il punto anche sulla questione sicurezza, perché tutto è andato per il meglio. Alla fine la linea della giunta Polidori sul carnevale ha avuto ragione. 10 accessi al punto medico contro gli oltre 30 del 2019, incassi record per diversi esercenti del centro di Muggia, un clima di festa che, tolti alcuni piccoli nervosismi fra partecipanti un po' alterati dall'alcol, non ha registrato problemi di ordine pubblico. Su tutte, la scelta di non aver allestito il pala carnevale, riferisce il sindaco, è stata la chiave per il buon svolgimento dell'evento. Carnevale che però, va detto, è stato un successo grazie soprattutto all'impegno delle compagnie, del pubblico e delle tante persone che vi hanno lavorato. Si è ponderato un cambiamento, la possibilità che ci fossero appunto dei risultati negativi dopo un cambiamento forte come quello di eliminare il palacarnevale, ma alla fine la ragione è tutta da questa parte, nel senso che i risultati lo dicono, perché dal punto di vista dell'ordine pubblico, dal punto di vista della viabilità, dal punto di vista dei trasporti, dal punto di vista dei resoconti della Sugi, mai così pochi ingressi per quanto riguarda il pronto soccorso in tantissimi anni. Abbiamo dei riscontri positivi da qualsiasi parte ci giriamo, in qualsiasi via di Muggia percorriamo, e la gente ci ferma e ci ringrazia, perché è stato uno dei carnevali più belli in assoluto degli ultimi anni. Uno sforzo organizzativo imponente sotto la regia del comune di Muggia, ha rimarcato il vice sindaco Nicola Del Conte, fiero della resa dell'evento. Difficoltà all'inizio per avviare una macchina che era ferma da 3 anni, però i risultati ci sono stati, gli uffici, i volontari, veramente una organizzazione mastodontica gestita da un ente pubblico, non lo dimentichiamo mai questo, unico penso nel circondario che fa un evento simile di questa portata, e devo veramente ringraziare i nostri uffici che ci hanno messo l'anima, e si vede soprattutto in un'organizzazione che ha funzionato alla perfezione. Un assegno da 10.200 euro è stato consegnato oggi dall'SD Promoran al Burlo Garofolo. Si tratta dei proventi della Corsa dei Castelli che hanno consentito l'acquisto di un particolare fasciatoio per bimbi prematuri e serviranno anche a migliorare il pronto soccorso pediatrico.
10.200 euro raccolti dall'ASD Promoran con la Corsa dei Castelli sono stati donati alla Fondazione Burlo Garofalo per realizzare progetti concreti a favore dei bambini e dei loro genitori. I nuovi fondi saranno destinati a creare un percorso d'accoglienza per i piccoli pazienti nel pronto soccorso pediatrico. Per noi è fondamentale avere questo supporto, il nostro obiettivo è quello di migliorare l'accoglienza dei pazienti che vengono in pronto soccorso e grazie a questi soldi cercheremo di creare un percorso a misura di bambino, cosa che negli ultimi anni per motivi evidenti non abbiamo potuto fare, ma grazie a questi soldi riusciremo a creare qualcosa di fatto per i bambini. Noi siamo molto contenti del risultato che abbiamo ottenuto e ringraziamo tutte le persone che hanno donato. Infatti il frutto di questa raccolta fondi deriva sia dalle donazioni libere degli atleti che hanno partecipato che dei singoli cittadini che sono venuti a conoscenza ovviamente della raccolta fondi e anche poi grazie a una parte delle quote della famiglia Iran che la nostra SD ha deciso di donare. I fondi raccolti l'anno precedente sono invece serviti a realizzare all'interno della terapia intensiva neonatale l'angolo di Costanza, struttura innovativa che agevola l'importante operazione del bagnetto ai bimbi prematuri da parte dei genitori e degli operatori. Abbiamo potuto realizzare un sogno, cioè costruire ad hoc un fasciatoio ed una vasca per poter lavare ed accudire i nostri neonati prematuri in maniera ergonomica. Calcoliamo che queste sono famiglie che stanno con noi anche 2-3 mesi in ospedale. Questa è veramente una coccola importante, l'angolo di Costanza, un angolo proprio pensato per i bambini prematuri e per le loro famiglie. Una collaborazione, quella tra Burlo e Promoran, che proseguirà ancora nei prossimi anni. Il sodalizio e la collaborazione con la Corsa dei Castelli continuerà. Ogni anno ci sarà un progetto diverso legato a un reparto diverso dell'ospedale Burlo Garofalo. Allora, per chi ci segue in diretta subito dopo il telegiornale, non solo a Ring, parleremo naturalmente del caso Liliana e delle conseguenze della chiusura delle indagini e della richiesta di archiviazione, con però ancora tanti dubbi irrisolti. A tra poco. Bentrovati ancora in diretta subito dopo il telegiornale, l'approfondimento con Giampaolo Sarti del quotidiano Il Piccolo che ci fa visita come sempre il giovedì, grazie Giampaolo. Buonasera a tutti, eccoci qua. Giampaolo che poi sarà poco dopo le 21 anche a Ring con Ferdinando Avarino, con Claudio Sterpin per parlare del caso Liliana Resinovic. Allora, facciamo un po' d'ordine, perché martedì è arrivato questo comunicato da parte della Procura, devo dire atteso, l'avevamo detto anche qui, che insomma a breve sarebbe arrivata la chiusura delle indagini. Assieme alla chiusura delle indagini però è arrivata la richiesta di archiviazione del pubblico ministero e il tema fondamentale di tutto il comunicato è che sostanzialmente si dice che Liliana si è suicidata. Questa è l'unica ipotesi che, stando alle indagini, rimane in campo. Dice però un'altra cosa il procuratore capo De Nicolo in quel comunicato a sua firma nella seconda parte del testo, ovvero che non è compito della procura chiarire se Liliana sia morta, banalizzo, prima o dopo. Compito della procura è chiarire se vi siano dei reati nei confronti della persona Liliana Resinovic e di far luce su questo. Stando alla sua comunicazione, questi reati dalle indagini che sono state effettuate non vi sono e quindi è giusto attuare questo tipo di scelta. Questa è un po' la sintesi, diciamo, tecnica di quel comunicato sul quale poi si potrebbe chiaramente, da un punto di vista giornalistico, discutere per ore. La procura accetta che ci sia un mistero, che resti un mistero, perché il suo compito è accertare reati, la sussistenza di elementi investigativi che possono portare a un eventuale reato, omicidio, sequestro di persona, fondamentalmente. Non li hanno trovati, evidentemente non ci sono, e quindi accetta il fatto che si rimanga con l'interrogativo aperto, perché noi, dice la procura, noi perseguiamo reati, non misteri della vita.
attenzione, ripercorriamo l'esistenziale, per quanto possa essere interessante per noi per capire cosa è veramente successo. Noi non stiamo facendo chiacchiere da bar, però, questa è la differenza. Certo. Noi facciamo giornalismo e vogliamo scoprire, nei limiti che ci sono consentiti, la verità. Com'è. A noi spetta di capire quando è morta, per esempio, sì. Liliana Resinovic, anche qualora fosse stato, signori, a questo punto il suicidio, la procura dice non è nostro compito perché non ci sono reati a seguito di questo. È il compito tecnico della procura. Cioè, poi noi abbiamo a che fare con una situazione di una persona che è stata trovata con la testa avvolta nei sacchetti nylon e il corpo in due sacchi dell'immondizia. Dobbiamo far finta di niente? Quindi il nostro dovere, okay, così come in altri settori, è andare a fondo. Quindi l'interrogativo che la procura accetta e su cui fa un passo indietro, che però non è un passo indietro arrendevole, dice: noi abbiamo fatto tutto quello che si doveva fare, accettiamo che resti irrisolto il grande tema. Quale? Che o Liliana è morta il giorno della scomparsa, anche se, scrive la procura, vari elementi investigativi portano a ritenere questo, cioè come era vestita, il fatto che fosse depilata e ciò che è stato trovato nell'organismo, cioè i resti della colazione, possibilmente quella della mattina stessa della scomparsa. Questo ti fa pensare che lei sia morta il giorno della scomparsa, ma abbiamo un'autopsia che ci dice che lei può essere morta soltanto 2 o 3 giorni o il giorno prima del ritrovamento del corpo. Elementi scientifici, cioè medici legali, un medico legale e un radiologo che hanno fatto tutte le analisi possibili di questo mondo per capire quando è morta questa persona, cioè delle viscere, del corpo, non hanno trovato traccia di decomposizione di un corpo che sta lì 3 settimane. Quindi abbiamo 2 situazioni, l'una opposta all'altra. Ecco, possiamo dirla e in mezzo, una cosa, però, ci sono 3 settimane di buco. Giampaolo, una cosa però possiamo dirla, che la procura, la giustizia fa il suo corso e il suo dovere, allo stesso tempo la seconda parte di quel comunicato è irrituale, diciamo così. Assolutamente, ma è tutta una grande irritualità questo caso, e direi anche nella conduzione delle indagini. Ora, non siamo qui a criticare l'operato della procura, che io sono convinto che hanno fatto veramente, certo, tutto il possibile. La domanda è quando, e questa sera ne parliamo poi in trasmissione, quando hanno iniziato a fare, perché il grande tema, attenzione, è fino a prova contraria una persona è libera di, come dire, allontanarsi da casa. Ok? Certo. Cioè non è perché deve partire un'indagine se una persona si allontana da casa? Qual è il momento secondo cui poi devi iniziare a indagare? Allora, se inizi a indagare, dal momento in cui ci troviamo di fronte la casa, l'abitazione di via Verrocchio, come si chiama, che è lì, di via Damiano Chiesa, per intenderci, chi abita a San Giovanni sa benissimo, ma insomma ormai tutta Italia ha imparato a conoscere quelle zone, di fronte cosa c'è? Una scuola di polizia, cioè un palazzo fondamentalmente della questura. Telecamere proprie della polizia. E ora ti chiedi, ma se una persona si è allontanata proprio lì, perché non hai guardato subito le immagini per capire dove fosse diretta? E poi, piazzale Gioberti, quanti autobus passano? Almeno 2, la 6 e la 9, e poi c'è ancora un altro autobus che si inerpica nella parte alta della piazza. Quindi se la tua ultima immagine utile è quella di piazzale Gioberti, ok, perché c'è anche un'immagine, per quanto difficilmente definibile, in cui si vede Liliana l'ultima volta in piazzale Gioberti, pochi minuti dopo essere uscita da casa, pochi istanti dopo essere passata per via Damiano Chiesa. Allora ti chiedi, e le altre immagini? C'è una caserma dei carabinieri, cioè voglio dire, Liliana, una volta che arriva in piazzale Gioberti, che attraversa la piazza, dove può andare? Giù per via Alessanzio, ok, oppure continuare per via San Cirino, cioè dietro al campo di calcio. Cosa c'è dietro al campo di calcio? C'è una caserma dei carabinieri. L'interrogativo che poniamo, e non è una critica, è un interrogativo, sono state analizzate subito quelle indagini, quelle immagini. Ma soprattutto dopo di là, cosa inizia? Inizia l'ex ospedale psichiatrico, è una grande struttura, le cui strutture interne sono sanitarie e a loro volta hanno telecamere. Quelle telecamere, quando sono state scandagliate, le registrazioni, quando sono state analizzate,
Quando sei iniziati a lavorare sulle immagini, era ormai troppo tardi per cui le immagini si sono già cancellate? Ma se tu ormai hai visto che lei, hai l'immagine che lei è arrivata in piazzale Giuberti, quindi non è andata verso su, è andata verso giù, da lì in poi mi pare, insomma, ovvio, logico che inizi a guardare le immagini successive. Diciamo, delle altre banche. A meno che tu non abbia iniziato l'analisi delle telecamere troppo tardi e per cui dopo una settimana tutto svanisce. Certo. Però tu hai l'ora esatta di quando lei viene ripresa. Sai che ora è uscita di casa, hai trovato le immagini delle telecamere che ti dicono 8:41 in cui viene ripresa in piazzale Giuberti, a quel momento in poi è doveroso, credo, guardare il resto. Allora, ovviamente la magistratura, l'azione giudiziaria si fonda su leggi molto, molto chiare, così come le indagini hanno chiaramente delle possibilità e dei limiti. La magistratura non deve rispondere all'opinione pubblica. Noi però, come testata giornalistica, non possiamo fare finta che l'opinione pubblica non esista. Dunque, questa mattina la nostra Laura Bucarella è andata a San Giacomo, nel rione di San Giacomo, a sentire i pareri, più che i pareri, il sentimento dei triestini rispetto a questo caso e, come noterete, è un caso che un po' tutti hanno seguito non in maniera superficiale, ma leggendo tutto quello che è uscito. Dopo la richiesta di archiviazione da parte della Procura, il caso della morte di Liliana Resinovic sembra andare verso un punto morto, ma rimangono sicuramente molti dubbi. Abbiamo sentito che cosa ne pensano i triestini. Posso dire, l'hanno suicidata? E una faccenda poco chiara. Una cosa molto anomala a quella che è successa, molto difficile da comprendere e da districare. Sono arrivati a un punto morto dove che... anche l'opinione pubblica, non lo so, non si riesce a capire cosa è successo. Mi penso che invece andare avanti non darà ancora la conclusione, perché mi pare che non sia un caso che non sia risolto. Probabilmente quel che ha giudicato il giudice o quel che per l'avvocato, è giusto così, è inutile andare avanti, immaginare avanti con sta roba. I responsi del giudice non si discuta, però sono sempre dell'idea. Una persona può mettersi in sacco e uccidersi e soffocarsi, ecco. C'è qualcosa sotto, anche perché dove è sparita tutto quel tempo? Ma adesso stanno chiudendo le indagini, sembra si sia suicidato. Lo trovo giusto perché mi piacerebbe sapere come si è finito, perché quei 15 giorni di vuoto. Le persone un po' instabili possono fare di tutto, anche arrivare a certi punti impensabili, ma... resta sempre un dubbio se non è risolto il caso, no? Inespiegabile. Secondo me non è affatto assolutamente suicidio. Sono sconvolta, veramente, perché non è il primo caso che a Trieste finisce nel nulla. Ecco, cioè immaginavo che finiva così. Però mi dispiace tanto per lei e soprattutto mi dispiace per chi l'ha fatta franca, perché sicuramente non si è ammazzata da sola. Qualcosa è successo, c'è qualcuno che nasconde qualcosa. Altro non so dire, perché le mancava tanti giorni. E dove lei era? Dove lei era? La dico in triestino perché questo è sostanzialmente l'interrogativo che resta aperto, quantomeno questo certamente resterà aperto e a cui nessuno... a questo punto darà risposta, a meno che in questi giorni prima dell'archiviazione dell'accettazione dell'archiviazione da parte del giudice per le indagini preliminari, a cui presumibilmente si opporrà l'avvocato della famiglia del fratello Sergio Resinovic, a meno che in questo tempo qualcuno porga alla magistratura degli elementi di novità. Dubito. Noi iniziamo dalle stranezze. La prima: Sebastiano Visentin ha subito un comportamento strano, nel senso, immaginate voi se il vostro compagno, compagna, marito, moglie, quant'altro scompare.
immaginate l'angoscia, il desiderio di cercare. Cioè, vai nel bosco, cominci a guardare dappertutto, fai appelli e quant'altro per ritrovamento. Sebastiano non è mai uscito di casa per cercare sua moglie. Questo però può voler dire due cose. Evidentemente non aveva niente da nascondere, perché se una persona vuole fingere, finge appunto di cercare. Quindi ci sono diverse sfaccettature di rilettura rispetto alla stessa posizione. L'altra cosa insolita, più che insolita è un elemento di discussione, è quando iniziano anche le indagini sui dispositivi telematici. I cellulari vengono sequestrati il 23 dicembre, dopo che i colleghi di Chi l'ha visto vanno in casa di Via Verrocchio, proprio con le come andassi te, che fai il giornalista televisivo, vai in casa, trovi i cellulari, dici ma come sono qua i cellulari il 22 dicembre, i cellulari sono ancora lì in casa, vengono sequestrati proprio dopo la trasmissione televisiva il giorno dopo, il 23 dicembre. E uno si chiede, e Liliana è scomparsa il 14 dicembre, cioè oltre una settimana dopo, 9 giorni dopo, i cellulari sono ancora in casa. Se in quel cellulare ci fossero stati degli elementi utili alle indagini, tipo un messaggio di Stepin, sto ovviamente facendo fantasia, sto immaginando un messaggio magari minaccioso di chi che sia, nessuno li avrebbe trovati in tempo utile all'indagine. È un dato di fatto questo, non sono critiche alle indagini, evidentemente ci sono anche degli step per cui puoi iniziare ad allargare l'ampio delle investigazioni, perché il raggio delle investigazioni, perché fino a prova contraria, dicevamo prima, la persona che si allontana da casa. Però, come poc'anzi mi faceva notare la collega Laura Tonero, che lavora con me a questo caso, mi ha detto, sì, ma la questura ha già in mano il movente, in certo senso, cioè Sterpin che è andato a dire alle questure, scusate, sono l'amante, ecco che magari qualche elemento dubbio già c'era in mano. Ok? Poi insomma, sulla tematica dell'allontanamento delle donne abbiamo visto anche altre indagini a cosa poi possono portare, no? Situazioni di questo tipo. Ripeto, non è una critica alla procura, sono interrogativi aperti su tempistiche di attivazione delle indagini anche sull'analisi dei dispositivi elettronici, tempistiche di attivazione sull'analisi delle registrazioni delle telecamere. Qualcosa in più forse si poteva trovare se si fosse partiti prima. E poi c'è il tema di come è stato ritrovato il corpo, ne parlerete poi anche a Ring poco dopo le 21 con Ferdinando Avarino, di quei sacchi neri, di come erano. E di quanto sembravano tutti, appena acquistati, mi viene da dire. Tu ti rendi conto, cioè ho visto le immagini, le foto, sono sacchi neri intatti, ma ancora con le pieghe, cioè chi compra al supermercato i sacchi neri sa come sono arrotolati, cioè le pieghe, ma tu dimmi se sacchi neri che stanno lì all'aperto 3 settimane tra pioggia, umidità, sporcizia, primo. Secondo discorso, i cinghiali, è pieno di cinghiali quella zona, come si dice in italiano, che grufolano? Che vanno sono, nel sottobosco, che chiaramente i buchi sentono odori, un corpo non resta intatto, i sacchi non restano intatti, ma soprattutto ciò che gli alberi, no, certo, perdono, le resine e quant'altro, certo, si deposita poi per 3 settimane su un pezzo di plastica, che era appunto i sacchi neri. Non mi viene da pensare che Liliana insomma non fosse lì da 3 settimane. Hanno sbagliato completamente l'autopsia? Cioè, 2 medici legali che fanno quello di mestiere, cioè Fulvio Costantinides, quanti corpi ha visto? È considerato uno dei più grandi professionisti in Italia. Non ha trovato traccia di decomposizione all'interno dell'organismo, negli organi che dal punto di vista anche batterico immediatamente vanno in decomposizione. Cioè un medico ti sa dire queste cose senza nemmeno essere un medico legale che fa autopsie, quanto un corpo può durare intatto a livello di cadavere.
Cioè, scusate se scendo in questi particolari, ma chiunque abbia avuto esperienza di vedere un corpo morto, magari un proprio caro, si rende perfettamente conto in che condizione è soltanto dopo poche ore. Certo. Dico solo questo per farci capire. Quindi sono tutti elementi che, al netto della chiusura delle indagini, al netto della richiesta di archiviazione, rimangono con, alla fine della frase, un bel punto di domanda a cui ancora non sappiamo rispondere e a cui chi ci segue da casa ancora dice: beh, ma allora qual è la verità? Così. Sai qual è il titolo di questa vicenda? Ce l'ha dato il vostro telespettatore nell'intervista. L'hanno suicidata. Allora, ci ritroviamo a Ring per parlare di questo con Ferdinando Avarino, Claudio Sterpin, Gianpaolo Sarti e non solo. Restate su Tele 4.